dal 16 dicembre un action movie veramente di grande stile in casa Film Mauro, Natale col Boss. Siamo a Napoli, all'Hotel Vesuvio, per l'anteprima nazionale. Quest'anno siamo dati veramente a un action comedy, ho potuto girare delle scene d'azione molto divertenti. Yeah, I'm going to Fanculo. Go back to Fanculo, my place. Peppino Di Capri. Lavorare con Peppino Di Capri è stata una sorpresa straordinaria e veramente devo dire la scommessa del film. Stiamo a fare Dexter, buon Natale col Boss. No, ma sono anche perfezioni del regista che gode un po'. Secondo me c'ha delle cose sue erotiche. Vabbè, comunque sono mie idee, magari mi sbaglio. Tutta la merita. No, ma lui me la deve. Chi se la merita? Guarda, scusate, chi se la merita di più? Me la merita tutta. Tutta la merita. No, la televisione. La televisione. È una televisione. Seria, una delle tante. Seria. Tante. Ok. Scusate, 5 minuti per me. Sì. Anche noi vorremmo mantenere un'aria di serietà. Interpreto Dino, che è appunto in coppia con Alex, che è interpretato appunto da Greg, interpretiamo due chirurghi plastici. Sono il dottor Alex Martini, siamo due chirurghi di rinomata fama. Perché se fate un errore vi sciolgono i lavaggi. Ah, perché è acido! Talmente bravi che appunto realizzano, sbagliando completamente, una perfetta operazione. Cioè quella di un boss della malavita che vuole cambiarsi i connotati. Non ci voglio venire, mi hanno portato. Quest'anno siamo dati veramente a un action comedy, quindi ho potuto girare delle scene d'azione molto divertenti. Buona? Ciao ragazzi, andate. Però esco, noi rimaniamo in carcere. E azione! Ragazzi, via, via! Io nel film mi chiamo Cosimo Cavallo. Poliziotto molto convinto. Sigla! Rinato le mani? No, devi fare una cosa tipo. Perché hai rovinato tutto. Il mio personaggio si chiama Leo. Lui è convinto di essere un grande poliziotto. Dove sta la pellicola? Ma come lo fa del film? Spiegami. Shit. Posso un attimo? Certo, sì, poi subito. Diciamo che è un poliziotto che fa dell'acume e della brillantezza un modus vivendi e operandi affinché tutte le sue operazioni di polizia possano giungere a buon fine. Passo col porter, almeno vado a 30-40 all'ora, ci arriva. Azione! In realtà per tutto il film lui e il suo compare è un completo deficiente. Il primo Chuck proprio del film, non il nostro, il primo Chuck del film. Cazzo, fa l'intervista alle figurazioni. Dai, che stronzo! Il mio personaggio si chiama Sara ed è la moglie di Francesco Mandelli. Mi sento un po' un'eroina moderna. Oh, tolto pane e pasta, eccomi qua, mica di 90 lire. Alle prese con un boss. Pensa te, c'è un boss in questo film. Gliela volevo far vedere come farla al meglio, però non serve, visto che l'ha fatta di suo, quindi. Però sto qua pronto. E tu con questi che ci fai? Che cosa farò? Basta. E ti arrestiamo perché tu sei Peppino vero adesso, giusto? Ma qua Peppino e Peppini sono gobbosi! Passare da un personaggio all'altro è la cosa più interessante di questo lavoro. Questo boss viene smascherato dal sottoscritto che invece nella vita è realmente Peppino Di Capri. Guarda, è più difficile cantare stonato che intonato. Lavorare con Peppino Di Capri è stata una sorpresa straordinaria. Shalom. Per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro.
È particolarmente divertente girare questo film, anche perché ci sono molte scene action. Mi sento un po' Tom Cruise, ecco. Anche perché non richiedo mai la controfigura. Le riprese quest'anno stanno andando molto bene, c'è cioè un gran bel entusiasmo, una bella euforia. Devo dire, mi hanno messo veramente a mio agio, sono stati bravissimi. Più che un lavoro, alla fine diventa un divertimento. Natale col boss fa veramente, veramente ridere. Piace ai papà, piace ai nonni. Piace a tutti, piace anche a voi l'azione, piace anche a voi un po' di suspense. Può piacere a tutti. Ti posso alzare? Poi paura, ma basta. Sì. È fatto tutto così con le pistole. Mi ha fatto la paura. Psicologo per Paolino sul set, ragazzi. Ciao! Sai, è bello quell'accendino. Fermi tutti, questa è un'operazione di polizia! Sembrerebbe una cosa interessata, no? Ma non lo è. No, ma col velo divento subito Madonna, vedi? Cioè, è veramente un film strepitoso. Generale col boss, che è un film che uno dice, ma cacchio, ma non sembrerebbe un film italiano. Tantissimi auguri di buon Natale, di buone feste. Anzi, ti sei cagata addosso e ti hai girato le mutande. Buon Natale a tutti. E noi ci vediamo al cinema. Con Natale col boss e ci si diverte a bestia. Dove cazzo sono gli elicotteri, porca troia? Penso, senza esagerare, che sia il film comico più bello di tutti i tempi. Ho esagerato, eh? Oh, scusate. Vabbè, se volete tagliatela. Natale col boss, siamo in compagnia del boss e dei chirurghi che in qualche modo tentano di cambiare i connotati a questa in questa clinica specializzata, dove pare che renda bene economicamente questo mestiere. Che dici, Greg? Sì, effettivamente rende, perché noi infatti abbiamo una clinica specializzata nel cuore di Milano e siamo abituati alla Milano Bene, quindi con tutti gli agi che un tipo di vita può portare. Veniamo tortocollo però presi dalla malavita organizzata, perché il boss, che è stato fotografato, deve cambiarsi i connotati e ci chiede, dato che deve cambiarli, di farlo somigliare il più possibile a DiCaprio, soltanto che la maniera partenopea, la finale è un po' omessa, quindi DiCaprio, e noi che abbiamo DiCaprio lo trasformiamo in Peppino DiCaprio, ma tra l'altro benissimo, quindi siamo due bravi chirurghi, perché è tale e quale. Talmente bravi che? Che il boss diventa così. Ma era già così. Tengo una faccia da boss, scusate. No, assolutamente no. Ci incuriosiva questo tuo, intanto c'è un disco che suggella in questo momento anche il tuo percorso musicale, che è concomitante. Sei intrufolato sul set. Parliamole di questo disco. No, è un disco di una canzone che si chiama Le canzoni d'amore. E si cimenta in canzoni d'amore poi. Certo. Anche qui mi sto sperimentando. Poi ci sono 10 canzoni famose della mia carriera, però la canzone è portante, molto bella. Parliamo del film, certo. Che sennò Aurelio si incaccia. No, volevo dire questa avventura fantastica di questi due chirurghi, perché in un certo chi è che vi chiama chirurgi? No, Francesco Di Leva, Fefè. Del film ci chiama chirurgi. Sì. E niente, che c'è questa trasformazione che poi si tira dietro tutta una bella fetta della trama del film, l'inseguimento di questi due che mi hanno sbagliato, anziché DiCaprio, capiscono DiCaprio, e quindi... Stavolta l'ho detto bene. Signor Peppino DiCaprio, si ricorda di noi due?
E come dimenticarvi? Gli angeli di scorta. Passare da un personaggio all'altro è la cosa più interessante di questo lavoro, chiamiamolo lavoro, insomma, perché più che un lavoro alla fine diventa un divertimento. Allora tu con una mano mi fai questo. La mia età, imparare un copione di un film intero, eccetera, non è da tutti i giorni. Comunque, la cosa è riuscitissima, ci incontriamo anche spesso anche fuori dal set, con battute, eccetera. Questo mi tira molto su di morale, insomma, ovviamente. Perché a Napoli la O praticamente è quasi irrivedibile, perché quando chiedi a un milanese dici lo sai come si dice O in napoletano? Dice no, non lo so, si dice E, per cui Di Caprio, è quello che capisco, Di Capri per loro, eh? E quindi insomma e succede tutto sto casino. Allora, Lillo, tu hai approfittato della tua diciamo nota bellezza per poterti dare qualche ritocco in occasione di questo film? No, questo film faccio, non c'è mai un momento in cui alludo alla mia bellezza, no, questo lo faccio solo un ruolo comico, un ruolo divertente. Però ugualmente esce. No, la nascondo, però non la ostento, diciamo così, perché anche perché veramente noi da quasi all'inizio del film in poi non facciamo altro che scappare, per tutto il film scappare, andiamo a finire in ambienti non adatti a noi assolutamente, quindi automaticamente si creano delle gag divertenti, tipo c'è un momento nel carcere che fa molto ridere. Poi possiamo andare avanti? Quando in campo cambiate le posizioni, sbaglio gli sguardi, la gente dice Mandelli però dai, guardi completamente sbagliato. C'era sì. Dai, andiamo avanti con la prova. Sarà un piacere. Sì, è un po' il mio soprannome. Grazie a voi, tra l'altro. È stata l'occasione anche di quindi mantenersi un po' in forma, no? Se avete corso durante tutto il film. Eh sì, certo, ma noi dobbiamo... No, che poi come gli attori americani noi tra un film e l'altro ingrassiamo smodatamente e poi ci rimettiamo in forma per i film. No, questa cosa che facciamo io e Greg, a volte lo facciamo anche insieme così, noi tutti i giorni dalle 5 alle 6 di mattina facciamo footing, poi ginnastica a casa sul tappetino dalle 6 alle 7, colazione e poi... Rimanere nel fango tra noi però. Ma cazzo, ma facciamo le cose sul serio, ma è possibile che con voi non possiamo... Andiamo. Presidente, benvenuti, ben ritrovati in Puglia con Natale Colboss che finalmente in qualche modo scioglie questo enigma del cinepanettone trasformandolo in qualcosa di diverso. Beh, io non direi tanto di diverso perché il film noi l'abbiamo sempre fatto diverso ogni anno. E quest'anno devo dire che da un'idea di Greg, Lillo e di Wolfango è nata una clamorosa diciamo opportunità, perché non sempre è facile avere un'opportunità clamorosa. Importante sì, ma clamorosa può capitare ogni 4-5 anni. Quest'anno è stata clamorosa perché l'idea è un'idea sensazionale. Noi l'abbiamo sposata immediatamente. E la cosa che ci ha premiato è l'aver fatto una proiezione di controllo del mixage a Roma, reclutando gente che passava per la strada, quindi che non sapeva nulla chi eravamo, di che film si trattasse, non c'erano gli attori, non c'era nessuno. E devo dire che alla fine della proiezione c'è stato un applauso incredibile, ma quello mi interessa fino a un certo punto. La cosa importante è che uomini e donne erano identicamente così appassionati al film. Ragazzi, teenagers dai 12 ai 20 anni, poi dai 20 ai 30 anni, perché la cosa importante è che reclutavamo per la strada gente di diversa età e di diversa tipologia, lo si vedeva da come erano vestiti, come si atteggiavano. E loro... Alla fine della proiezione, di solito, gente che non ti conosce
se ne va via con dei sorrisi, ma non si ferma a parlare. Invece questi sono venuti a ringraziare, a stringere la mano, a fare i complimenti. Al che io dicevo a mio figlio, a questo giro abbiamo fatto veramente un film fantastico. Primo chat che mi sembra ottimo. Cioè mi sembra che ci abbiano già messo al nostro agio, volevo ringraziare la regia, la produzione che come primo giorno, il primo chat proprio del film, non il nostro, il primo chat del film per dare anche subito una buona impressione alla troupe. Secondo me è una cosa che farà bene proprio a tutto il film. Ma tutto il cinema così. Italiano, tutto il cinema, proprio. Sì, chiaramente. È una citazione che arriverà. Non toccarti dietro mentre parli, perché mi prude in un con la coda dell'occhio. Non so perché, ma hanno coperto tutti i tatuaggi, anche quelli che volevo farmi, me l'hanno già coperto. Un po' di eczema, forse. Ci siamo ragazzi, pronte? Agiriamo. Quando volete. Pronti. E motore. Che lontano, no? Ciao. 24, 1 prima. Due macchine. Buona. Buona. E azione. Ma hai fidato questo informatore? Sempre stata affidabilissima, solo un pochino. Un pochino? Un pochino. Un pochino cosa? Un pochino. Un pochino cosa? E difatti è secondo me un film fantastico, perché devo ringraziare il regista qui presente, che ha saputo dare un piglio anche di verità a quelle che sono di solito dei soliti appuntamenti per le festività, dove sì, mettiamoci insieme, facciamo fare qualche risata, poi dopo fra 15 giorni del film non ci sarà più traccia. E invece questo è un film che lascia la traccia, perché è un film che non ha nulla da invidiare ai grossi film americani del passato, dove, se è vero che si ride dall'inizio alla fine, c'è anche molta sostanza e c'è anche molto racconto, una storia straordinaria, una storia degli equivoci incredibili, dove addirittura da Leonardo DiCaprio si passa a Peppino Di Capri. Ora, voi che non siete napoletani, non sapete nemmeno forse che nel passaggio di un DiCaprio pronunciato alla napoletana la O sparisce e quindi ci può essere un misunderstanding, ma un boss che viene ricercato dalla polizia, perché ormai la sua faccia si conosce, che decide di sequestrare due chirurghi plastici e che a un certo punto non capiscono che lui gli sta parlando, il boss di Leonardo DiCaprio, pensano a DiCapri, sentono soltanto DiCapri nella foga, anche nella paura, perché questo boss gli ha mostrato una piscina piena di acido muriatico che ribolle, dice, e questo che cos'è? Dice, no, perché se voi vi sbagliate, io qui vi dissolvo. Ah, e quindi sono francamente terrorizzati, e alla fine verrà fuori questa faccia di Peppino DiCapri con il boss che dirà, ma che cazzo avete combinato? E devo dire che era bravissimo Peppino DiCapri, anche perché doppiato dall'attore che faceva precedentemente, nelle scene precedenti, il boss, sembra proprio il boss, no? Sì. Azione! Oddio! Ma che sta strano! Oddio! No! No! Mi sembrava ottima. Luigi, quindi diciamo che può essere, tu che hai fatto anche cinema sperimentale, può essere un esperimento quello di avvicinare anche i ragazzi a quello che è l'affascinante mondo del cinema. Sì, più che sperimentare diciamo che cerchiamo di cavalcare l'attualità. Come sempre, da 32 anni questo franchise è duraturo proprio perché sono sempre seguite le mode. In questo caso abbiamo cercato di cavalcare un'idea di action comedy per le famiglie, in America lo fanno da un po' di anni, anzi da parecchio, ma in Italia mancava un po' questo linguaggio. Quindi, nata da questa idea di Greg, insieme a Lillo e a Wolfango, poi abbiamo cavalcato questa idea, aggiungendo poi Mandelli Ruffini. E la prima proiezione che abbiamo fatto, come diceva anche mio padre, ha conquistato soprattutto i teenager, che era una cosa importante perché da 2 anni a questa parte abbiamo rinnovato ulteriormente, nuovamente, questo franchise, e quindi la cosa più importante è che questo film di Natale continui ad essere molto attuale, in linea con i tempi.
Un secondo, Davide? Sì. Un secondo, Roberto. Sono a fare i capelli. Per ok, un attimo. Scusami, gli metti tu anche a lui, eh? Secondo me c'ha bisogno. Qui. Vai, Davide, senti, grazie. Io questi peli qui ce l'ho sulla fava. Pronti, pronti? Pronti. Pronti, via. E motore, silenzio, per favore. Ricetti così. È partito. Signor Peppino Di Capri, è successa una cosa terribile. I capolista hanno rapito i testimoni. Quindi, Wolfgang, è stata la sceneggiatura, è cominciata da te, e ha seguito poi in qualche modo qualche avvicendamento. Insomma, sei stato sostenuto dal punto di vista puramente tecnico, grazie anche alla fotografia che ha fatto poi la differenza. Sì, diciamo che come ogni anno scriviamo tutti insieme, facciamo dei gruppi di sceneggiatura come si fa da sempre nella storia del cinema italiano, e dopodiché quando il film è finito si comincia a lavorare tecnicamente. Come sempre Luigi e Aurelio ci danno i migliori professionisti, perché non è pensabile fare un film in 9 mesi. Pensate che normalmente un regista fa un film ogni anno e mezzo, 2, quindi per farlo e farlo bene ugualmente bisogna lavorare notte e giorno e lavorare con i più bravi, non c'è tempo né spazio all'improvvisazione. Quindi anche quest'anno abbiamo cercato di superarci. La fotografia di Tani Canevari, che ha fatto quasi tutti i miei film, insomma questo è il 3rd su 4, e che ne ha fatti anche molti con loro, e che dire, insomma sono molto contento di aver fatto questo lavoro. Mi sono tolto lo sfizio di girare scene d'azione, ho potuto lavorare ancora una volta con dei comici straordinari, quindi spero che tutti, anche in Puglia. Voi di che parte siete della Puglia? Taranto, okay. Lecce, Brindisi. Sì, io ho 2 figlie salentine, quindi diciamo che passo molto ma molto del mio tempo a Lecce e dintorni, quindi spero che tutto il popolo pugliese, insomma sia del nord che del centro che del sud, la Puglia è lunghissima, possa venire a divertirsi e passare uno splendido Natale con Natale con il Boss. Su cosa si devono soffermare i giovani ragazzi che ammirano il cinema dal punto di vista tecnico? Ma allora, intanto, con tutta l'umiltà del mondo, penso che di cinema meraviglioso ce ne sia tanto e nessuno deve impartire lezioni. Quello che è il nostro tentativo è di portare una ventata di amore in più a questo lavoro, perché troppo spesso si dice commedia in Italia, improvvisazione, prodotto scarsamente qualitativo, e noi stiamo cercando così di portare del nostro meglio, insomma tecnica, sceneggiatura, recitazione, impegno, distribuzione, insomma bisogna fare il massimo in questo momento per arrivare, e speriamo di essere apprezzati. Scusate, posso fare una domanda? Sì. Allora, ti hai capito chi è il boss? Come si chiama? Aspetta. Prendiamo un tempo. Tranquillo, tanto mangiava. Tu hai capito chi è il boss? Ho un'idea, ma la tengo per me. Perché c'è un po' di omertà sul boss, non lo sta dicendo nessuno. Abbiamo paura. Avete paura del boss. È inquietante? A tratti sì. È inquietante. Lillo, ma te hai capito chi è il boss? No. Dai. C'è un sospetto. Ah, cioè perché tu stai facendo il film, lo saprai chi è il boss. No, non so con no, perché non mi sono nascosto. Io sto... Secondo me è quello vestito da boss, quello che recita vestito da boss, ma non sono sicuro ancora. Paolo, quando lui ti dice, agenti, se non vi spiace io andrei, sì, vada, si metta al sicuro. Come dicevi ieri? Vada, si metta al sicuro. Detto... Ma chi è? Vada, chi è il boss? No, aspetta. Vada. Si metta al sicuro, chi è il boss? Ma te hai capito chi è il boss? Il boss è normalmente, cioè nell'accezione comune, è il capo, è quello che sta a capo. Infatti anche nel lavoro il boss si dice, Springsteen si dice il boss, perché... Beh, diciamo, in realtà è un vocabolo che viene preso a prestito dal bossolo, che è il proiettile, la parte quella del proiettile che invece va perduta, il bossolo, perché infatti togliamo il suffisso olo e rimane boss, perché olo è uno appunto che si storicizza e torna all'etimologia greca, appunto, che è quella che viene la parola olio. Boss. Giulia, secondo te chi è il boss?
Federico? Ti ho spiazzato. Ma che cazzo è Federico? Che cazzo di? Ma chi è Federico? Anche lui. Guardalo. Io abbasso. Grazie per l'accoglienza che dopo una lunga assenza alla farina della mia presenza prima volta tenenza mi mostrate questa circonferenza. Noi vuoi venire ma così carro mediato vi sarà immaginato che la miseria mi avviate, non vi siete sbagliati, ci avete combinato. Visse la lezione impiegata di terremoto sono scappato, mi sono che hanno mannato per soccorrere danneggiate per case scarubate. Sono arrubate. Io ho capito. E voi? Che noti? Che la giacca do boss! Allora, al boss l'invito rivolto ai nostri telespettatori di venire al cinema dal 16 dicembre in poi a vedere questa opera straordinaria fatta di risate, fatta di gag, insomma. Lo posso fare con la voce normale, perché questo così mi fa male a lui. Volevo fare tanti auguri di buone feste a tutti e ci vediamo a Natale col boss. Saremo anche noi mimetizzati fra di voi per vedere se vi è piaciuto. 16 dicembre, 1, 2, 3, Natale col boss! Francesco? Sembra solo due. Non è possibile. Pensa al mio primo pianoforte, quando avevo 4 anni era di questa marca qua. Steinway Brino. E adesso sono in sala decisione. No, la televisione. La televisione, è una televisione, seria, una delle tante. Seria. Tante. Okay. Scusate, 5 minuti per me. Sì. Anche noi vorremmo mantenere un'area di serietà. Sì, fatemi un poco di spazio perché sennò non riesco. Vai no, pure, no, 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 vado di tre quarti così vado bene. Allora, aspetta un attimo. Chi è più bravo dei due? Cominciamo dal più... No. Sei il migliore, il più elegante. Tu sei bravissimo, cazzo. Sì, lo so. Tu sei uno. Bravissimo. Una... Di tutti quelli che c'erano qua. Non mi tocca il capello. Uno elegante, che fa le domande. Il genio. Devi dirlo al microfono, altrimenti non ti capisco. Ma facciamo le cose sul serio. Ma è possibile che con voi non possiate... Andiamo. Togliamo. Perché dobbiamo levare tutto. Dobbiamo tenere solo lui, il protagonista assoluto. Basta. Scusa. Abbassi un po', no, vi devo far notare una cosa, se mi fate un attimo, vi voglio far notare una cosa, guardalo, cioè ragazzi non ne parliamo proprio, no, mettetelo dritto perché vi devo far notare una cosa importantissima, come si va a dire, un attimo solo che vado, scusa dove sta? Paolo Ruffini, venga. Aspetta un attimo. No, è una. Aggiustamelo, dai, aggiustamelo. Sì. Aggiustamelo cosa? Quello. Tutto l'idea di brutto. Aspetta un attimo. Vi posso far notare una cosa. Sì, guarda. Cosa? Che noti? Che noto? Che la giacca do boss! Ragazzi, se ne vogliamo parlare, parliamo. Hai capito chi sono io, eh? Boss, ma mi hai visto durante il film? Mamma mia, fasciato pure. Ecco, però non c'è. Ecco perché ti sei spettinato, capito? Scusa se siamo stati. No, figo, non ti preoccupare. Allora, vi siete divertiti? scusa veramente. Scusa, vita tua, lo chiedi. Puta, era una battuta. Vi siete divertiti? Possiamo fare un'intervista seria? Sì, andiamo sui canali nazionali, ragazzi. È mia suburra, è Natale il boss, capito? Fin comico, è Natale. Parolacce però quando c'è lui, per favore. Dai, suburra. E ancora. Basta, un attimo, un minuto di serietà, va bene? Allora, io vorrei fare un minuto, quasi una cosa religiosa. Sì. E allora facciamo un pezzo del film cantando. 5, 6, 7, tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola. Io
tranzete, oh, amine. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, oh, alla ora, licenziato in tronco, ti prego, resta con lui. Con noi, grazie, siete stati gentilissimi. Adesso. Sì, ma facci una domanda. Cioè, loro ci hanno chiesto niente. Ho fatto una domanda e mi avete snobbato. Ma, no, ma vi è piaciuto? Ma cosa dici? Ho detto ma vi siamo è piaciuto. Noi adesso gli cioè, vabbè, io me ne vado, ciao. Entrate in campo che dovete fare l'annuncio. Ma è colpa tua, ma era preparata per... serie, no, ci preparate. No, dai, come lo stadio di spalle. Dal 16 dicembre vieni qua, dal 16 dicembre al cinema Natale col boss, e che sono io, non so se mi spiego. Assolutamente, un film molto divertente, pieno di umorismo, azione, suspense. Lo sai cosa si dice sempre, io lo sto dicendo da stamattina, quando si pensa alle commedie a volte si dice com'è quel film, è carino, questo è proprio un bel film, perché è un film completo, c'è tutto, Lil Greg, c'è Peppino Di Capri che fa, che è veramente un uomo eccezionale, un uomo, un musicista, un artista che si è messo in gioco con grande umiltà, ha fatto un ruolo stupendo, duplice ruolo straordinario, ed è un film molto divertente. Io credo che proprio sarà il vostro film di Natale. Ma soprattutto... Buon Natale. Buon Natale, grazie. Vi posso fare la domanda adesso? Ancora, ma c'è ancora queste domande. Natale col boss dal 16 dicembre nei cinema d'Italia. Ancora, ancora. Guarda, vabbè, perché così se lo ricordano. Vabbè, vabbè. Grazie di tutto, ciao. Grazie a te. La domanda verrà poi, all'anno prossimo. Ah, guarda. Presidente, c'è intanto da ringraziare tutti coloro che lavorano ormai da anni nella sua squadra, persone che sfidano anche i tempi moderni, perché chiaramente dal punto di vista strettamente tecnico c'è bisogno di qualità. Qual è il suo pensiero a proposito? Beh, io lavoro ormai con mio figlio da tanti anni, le squadre amiamo sempre metterle insieme e non cambiarle, perché secondo me c'è una conoscenza profonda tra le persone e si sa anche che l'esigenza, quando si dice ma loro sono molto esigenti, ma non è che noi siamo esigenti per rompere le scatole, perché secondo me la qualità è quella che tu regali al pubblico, tu il pubblico lo smuovi da casa, lo fai venire in una sala a vedere il tuo film. Un film che poi ha una vita lunga, perché ha l'on video, perché poi ha il web, perché poi ha la televisione, passando dalla pay TV, anzi dalla pay per view alla pay TV alla free TV. Quindi voglio dire, poi c'è tutto il resto del mondo. Allora ci vuole, secondo me, una grande professionalità che si basa sul rispetto verso gli altri. Perché tutti quanti siamo come una grande famiglia che cerca di lavorare per un committente unico, che sono loro, il pubblico, che va rispettato e al quale va regalato il miglior prodotto possibile. Bene, allora il saluto ai telespettatori che si recheranno al cinema per Natale col boss dal 16 dicembre. Beh, un saluto, voi siete una terra straordinaria, io a Lecce ho fatto tanti film, a Brindisi seguo molte altre cose, Taranto è una città che secondo me merita molto, speriamo che questo problema dell'Ilva si risolva al più presto, e è una città con 250.000 persone che lavorano sodo, che sanno che cosa significa il lavoro umile e duro, e quindi a loro va il nostro augurio per un sereno Natale, per un 2016 che sia foriero di tanta fortuna per tutti i pugliesi. Grazie Presidente. Cosa succede se un boss della malavita... Lo abbiamo beccato. Ho qui davanti a me il boss Scavafosse. Decide di cambiarsi la faccia. Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante. Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale. E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì. Vorrei i chirurghi più qualificati. Benvenuti. Eccoli qua i miei machi del bisturi. Io direi di incidere qui. Ah! Ma il paziente è sveglio. No, so io, mi hai preso la mano. Ah, scusa. Ma anche i chirurghi più bravi... Perfetto. ...possono sbagliare. È identico. Sono tale quale a Leonardo. Leonardo? Di Caprio, Leonardo Di Caprio. Di Caprio? Con la O. Ma che cazzo avete combinato? Oh!
E adesso? È meglio darsi la gambe. Scappiamo, dai, corri! Che cazzo dipende? Che è successo? Peppino Di Capri. Ma qua Peppino e Peppini sono coposi! Sì. Ce la possiamo fare! Maremma scinghiala! E tu con questi che ci fai? Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri. Non mi piace che la gente mi guardi, no. Vuoi favori? Mandami la forchettata. Borsacchiottone mio. Adesso sono io, Peppino Di Capri. Difficente. Natale col boss, dal 16 dicembre. Scappate al cinema. Tutto bene in par de palle.